Can call it the Western world, and including even Australia and Japan. Una gran parte del nostro mondo, potremmo dire l'intero mondo occidentale, includendovi anche l'Australia e il Giappone, vive da anni in pace e senza nessuna prospettiva di guerra. E tutto ciò accade dopo le due più terribili guerre che abbiano mai colpito questa regione. So I do think the Western world has learned. Penso quindi che il mondo occidentale abbia imparato come utilizzare la ragione e che oggi utilizzi la propria ragione piuttosto bene. There are of course problems, but in this part of the world all the problems seem to be soluble by discussion, by the means of speaking. Naturalmente ci sono dei problemi, ma in questa parte del mondo tutte le difficoltà sembrano risolvibili attraverso la discussione, con i mezzi del dialogo, attraverso la ricerca di un giudizio comune o l'appello a qualcuno che giudichi le controversie fra i popoli, fra gli individui e fra le organizzazioni. Naturalmente c'è molto in questo mondo che potrebbe essere migliore, ma ci sono anche molte persone che lavorano per renderlo migliore. Ad esempio, oggi ci sono medici eccellenti e sono stati compiuti straordinari progressi nel campo dell'assistenza medica negli ospedali. Actually, methods of abbiamo dei metodi efficaci per prevenire i cattivi governi. Possiamo deporre i cattivi governi. Questi sono progressi enormi e dovremmo essere a conoscenza del fatto che abbiamo compiuto questi progressi. Tuttavia, alla gente viene sempre detto che viviamo in un mondo insoddisfacente. Vengono costantemente ribaditi i pericoli. Questi pericoli possono esistere, ma non sono comparabili agli enormi sviluppi che abbiamo effettivamente realizzato. È un rischio non sottolineare assiduamente il fatto che abbiamo compiuto tali progressi, perché ciò fa sì che le persone sentano di non potere fare di meglio e di non potere introdurre dei miglioramenti. Questo è un pericolo grave. Possiamo fare qualcosa. Abbiamo dimostrato che possiamo intervenire e fare in modo che le cose vadano sempre meglio.
And I think it is most important that we learn. Credo che la cosa più importante sia imparare che viviamo in un mondo non solo bellissimo, ma anche molto giusto. È un mondo di giustizia che non è mai esistito in precedenza. Può di certo essere ulteriormente migliorato, ma quello in cui viviamo è un buon mondo. Un mondo in cui molte persone, molte più persone di quante si sia mai immaginato, possono viaggiare, possono divertirsi in altri luoghi, possono imparare. Ci sono più università e maggiori possibilità di studio. Quasi tutti hanno un'opportunità per influenzare il proprio mondo per il meglio. Non possiamo davvero dire che sia un cattivo mondo o un mondo privo di ragione. We cannot have ethics without reason. That is quite clear. Non c'è etica senza ragione, questo è del tutto evidente. Naturalmente l'etica va anche oltre la ragione. L'etica, c'è una bellissima formula di Schopenhauer sull'etica. Il principio secondo cui dovremmo vivere è il seguente. Non danneggiare nessuno, non commettere alcuna ingiustizia verso nessuno, ma aiuta tutti meglio che puoi. Questa breve formula di Schopenhauer contiene la maggior parte, o forse tutti i principi dell'etica. Ci sono grossi problemi nell'applicarla. Ed è riguardo a questi problemi che dovremmo utilizzare la ragione. Pensiamo a quei problemi come la complessa questione etica dell'aborto. Problemi come questo non possono essere risolti senza davvero ragionarci su. And I think one of the most important reasons in this problem that is only an example. Credo che uno dei ragionamenti più importanti che si possono elaborare su questo problema, e si tratta solo di un esempio, sia quello che si concentra sul fatto che non si dovrebbe condannare il nascituro ad avere una madre che non lo ama, che lo ama così poco da volerlo uccidere. Questa considerazione è piuttosto diversa da quel che si dice abitualmente sul diritto della madre all'autodeterminazione. Questo credo che sia secondario. Quel che conta è il diritto del bambino a nascere in una famiglia in cui è amato. E questo diritto credo che sia soverchiante. È possibile quindi applicare la ragione all'etica e ci sono molte altre cose che essa potrebbe dirci. Ad esempio, che il colore della pelle non influisce sullo status di un essere umano, perché non influisce sulla sua anima e non influisce sulle sue disposizioni, sulla sua bontà o sulla sua cattiveria. His goodness or his badness. The greatest danger is to threaten people. Il pericolo più grande è quello di terrorizzare le persone facendo loro costantemente credere che vivono minacciati da rischi tremendi, dicendo loro ad esempio che sono minacciati dalle bombe atomiche. Credo che la prospettiva che le bombe atomiche non vengano utilizzate sia sufficientemente probabile. Naturalmente dipenderà in larga parte da noi, ma si può ben sperare che riusciremo a evitare una guerra atomica. Ci sono dei rischi, e fra questi c'è quello che qualcuna delle nazioni minori possa procurarsi la bomba atomica. Questo sarebbe un rischio grandissimo. Ma penso che sia importante che Ma credo che sia importante comunicare alla gente che non siamo costantemente minacciati da pericoli tremendi. It is important
not to feed to people the views of killing. È importante non nutrire la gente con immagini di uccisioni, con quelle tremende immagini di violenza che vengono mostrate così frequentemente. I have been a teacher in primary and secondary schools, and I know from my experience. Sono stato insegnante nella scuola primaria e secondaria e ho una certa esperienza. Insegnavo soprattutto ai maschietti e so per esperienza che a loro non piacciono i film in cui accadono cose terribili. Davanti alle scene di violenza si mettono le mani davanti agli occhi. Devono essere forzati perché diventino capaci di guardare immagini violente. E questo è quanto facciamo ai nostri figli. Li educhiamo a tollerare la violenza, a considerare la violenza come un fatto che accade ovunque e che non può essere evitato e che pertanto è qualcosa a cui ci si deve abituare. Penso che ciò sia terribile e che in questo modo minacciamo la nostra stessa sopravvivenza. And I think the other terrible thing which the media do to us. Credo che un'altra cosa terribile che fanno i mezzi di comunicazione, a parte diseducare sistematicamente i nostri figli, è quella di terrorizzare i giovani e gli adulti. Raccontano loro costantemente storie orribili e terrorizzanti sul disastro dell'universo, non dell'universo in genere, ma del loro universo, cioè la Terra. Dicono loro che la Terra è il nostro solo pianeta e che non abbiamo altro, e questo è certamente vero, e che dobbiamo preservarlo e prevenire quanto di tremendo può accadere adesso, e anche questo è decisamente vero. Ma vanno oltre e raccontano che sta andando in pezzi, che c'è un buco sopra il Polo Sud. E queste storie tremende sono storie sciocche. Sciocche secondo la mia opinione e secondo l'opinione della maggioranza degli scienziati ragionevoli. Con queste tremende storie cercano di terrorizzarli. Perché? Perché si pensa che solo in questo modo si possa intrattenere gli ascoltatori. Ma credo che ci siano altri modi di intrattenimento, mentre quei mezzi di intrattenimento in realtà minacciano la nostra sopravvivenza. I mezzi di comunicazione devono imparare, se non vogliono rappresentare la maggiore minaccia per la nostra sopravvivenza, ad usare il loro immenso potere con grande cautela. Non sono a favore della censura, ma sono per un autocontrollo e per un'autoeducazione, dal momento che i lavoratori dei mezzi di comunicazione sono le prime vittime della loro stessa propaganda. Credono in quello che ci mostrano, ma si tratta di un errore. Dovrebbero considerare piuttosto se non possano mostrarci anche qualcosa di bello sulla nostra vita e intrattenerci con altri mezzi. There can be no information without a tendency. The very fact that non c'è nessuna informazione
che non esprima un orientamento. Il semplice fatto che si debba scegliere che tipo di informazione fornire a qualcuno, che si debba scegliere quali fatti proporgli, dimostra che non c'è un'informazione imparziale. Si deve selezionare e chiunque lo faccia determina una differenza nella selezione. Si può chiedere a qualsiasi specialista della televisione se, ad esempio, sia meglio scegliere un uomo che parla di fronte o un uomo che parla di lato. Sono tutti dettagli che fanno la differenza, sono tutte scelte. Affermare che esiste la pura informazione dei fatti è una truffa. Non è vero. Si cerca costantemente di imporre un punto di vista allo spettatore. Non è possibile farne a meno. Quindi la distinzione fra educazione e pura informazione non esiste. E non è solo una distinzione sbagliata, ma è una distinzione che risponde a un obiettivo preciso. Lo scopo è quello di poter dire: noi siamo puramente oggettivi, vi mostriamo i fatti così come sono, non come vorremmo che voi li vedeste, solo i fatti così come sono, il che è falso. On the other hand, you speak about education here as if education were... D'altro canto si parla dell'educazione come di un'imposizione necessaria delle idee dell'insegnante all'allievo, al ragazzo che deve essere educato. Ma non dovrebbe essere così. Così, mentre l'educatore è gravato da una grande responsabilità, il semplice informatore sembra che non ne abbia alcuna. That is the real difference. In realtà non c'è differenza. Un informatore responsabile è anche un educatore. Un educatore irresponsabile è una canaglia. Questa è la situazione. Non possiamo evitare di educare. Un educatore ha una grande responsabilità e anche la televisione ha una grande responsabilità. Io non credo che la maggior parte delle persone che lavorano in televisione conoscano realmente il peso della loro responsabilità. Non credo che si rendano conto del loro potere. La televisione ha un grandissimo, un immenso potere educativo. It can make the difference between life and death. Può fare la differenza tra la vita e la morte. Può fare indubbiamente la differenza fra uno stato di diritto e uno stato di violenza. E questa è una differenza enorme. All classical liberalism gives great stress on education. Tutto il liberalismo classico sottolinea fortemente il ruolo dell'educazione, dà un enorme rilievo alla responsabilità. E tutto il liberalismo classico afferma che ogni potere deve essere controllato. Il modo migliore per farlo è l'autocontrollo. Il ricorso all'autocontrollo è necessario in ogni caso. Insomma, tutti i poteri, e specialmente un potere enorme come quello esercitato dalla televisione, devono essere controllati. Bisogna aggiungere qualcosa sull'estensione del potere della televisione. You see, education is something which can be seen. Si può considerare l'educazione dal punto di vista della psicologia del bambino o di quella dell'adulto, in quanto soggetti dell'educazione.
La psicologia del bambino si può spiegare meglio in termini biologici. Il bambino che cresce ha un grande obiettivo che la biologia indica come tipico. L'obiettivo è quello di apprendere i fatti del mondo. Il bambino deve apprendere il mondo, deve adattarsi all'ambiente. Questo è il grande obiettivo, sia di un cucciolo animale, sia di un cucciolo umano. Entrambi devono adattarsi all'ambiente. Tale ambiente si amplierà man mano che il bambino cresce. E il suo compito diverrà sempre più difficile da perseguire in rapporto all'ambiente, costringendolo a cambiare le sue aspettative. Questo mutamento di aspettative è la stessa cosa, dal punto di vista biologico, dell'adattamento all'ambiente. Questo è il processo educativo. And unfortunately, I want to stress, unfortunately, television plays now in this. Bisogna sottolineare che oggi, purtroppo, in questo processo di adattamento all'ambiente, la televisione gioca un ruolo enorme e davvero delicato. In questo senso, la televisione ha un potere immenso, può distruggere la civiltà. Dobbiamo considerare il problema da questo punto di vista. Che cos'è la civiltà? La civiltà è la lotta contro la violenza. Noi realizziamo un progresso civile ogni volta che progrediamo nella lotta contro la violenza, nella lotta a favore della pace tra le nazioni, nella lotta a favore della pace all'interno di ogni nazione e soprattutto a favore della pace nelle nostre case. La televisione costituisce una minaccia per tutto questo. La minaccia, ben inteso, potrebbe essere maggiore sotto una dittatura. In questo caso, la televisione potrebbe essere completamente asservita a questo scopo, potrebbe essere completamente manipolata in modo che la gente si sottometta alla dittatura, come ha mostrato Orwell, senza che riesca a sapere realmente cosa accade, venendo tenuta all'oscuro dei fatti. So we cannot question the power of television, the possible power of television. The question is at present. Perciò non dobbiamo solo interrogarci sull'effettivo potere della televisione. Dobbiamo chiederci se oggi questo potere venga utilizzato male. Non è sempre così, ma direi che avviene molto spesso. Perché la mia esperienza con i professionisti della televisione mi ha insegnato che essi non sanno ciò che fanno. La maggior parte delle persone che lavora per la televisione non sa quello che fa. Il loro obiettivo, ad esempio, è quello di essere molto realistici, molto interessanti, di catturare l'attenzione, di essere eccitanti. Questi sono gli obiettivi che si pongono consapevolmente. E si può dire che l'abilità tecnica dei professionisti della televisione consista nel realizzare questi obiettivi. They are not aware that
non sono consapevoli della loro funzione educativa, che a loro piaccia o meno, e non sono consapevoli dell'enorme potere che esercitano. And as this thing you have asked me again, as it says here, this is all really quite wrong. Liberalism says a person has to have. Quello che abbiamo detto prima va puntualizzato. Il liberalismo afferma che una persona deve prendersi le sue responsabilità. Avendo delle responsabilità, se si fa carico di queste sue responsabilità, se vive in armonia con esse, allora si comporta in modo corretto. But if he behaves violent to his ma se si comporta in modo violento con il suo vicino, allora deve essere punito. C'è una battuta efficace a proposito della libertà, ambientata in un tribunale americano. Un uomo dice: «Sono un uomo libero e quindi posso agitare i miei pugni in ogni direzione». E il giudice risponde: «È vero che lei è un uomo libero, ma il limite al movimento dei suoi pugni è il naso del suo vicino». In sintesi, questo è il problema. Il limite al movimento dei pugni è il naso del vicino. And in that sense we want to have a society. Noi vogliamo vivere in una società in cui la violenza sia il più possibile esclusa, in cui venga accettata solo in caso di necessità e per il resto venga perseguita. La nostra è una società civilizzata. La questione è molto semplice. There are two kinds of societies. The world are ruled. Ci sono due tipi di società. Una è governata dal diritto, da quel diritto che è stato introdotto gradualmente e a mano perfezionato, allo scopo di limitare la libertà individuale solo lo stretto necessario per evitare, per quanto possibile, la violenza. È questo lo stato di diritto, ispirato al principio del diritto razionale. And the other alternative is the rule of terror. L'alternativa è lo stato del terrore, lo stato della violenza e della paura. Ne abbiamo visti troppi di stati governati dal terrore. Ne abbiamo visti davvero abbastanza. Li abbiamo visti specialmente sotto il nazismo e sotto il comunismo. And millions of people, millions and millions and millions. Milioni e milioni di persone hanno sofferto in modo terribile a causa di questi stati governati dalla violenza. And we have to work actively against. Dobbiamo lavorare attivamente per contrastare la violenza e formare gli individui alla civiltà, influendo sulle loro aspettative. Questo è l'obiettivo dell'educazione. This is the educational task.
the most important of all liberal ideas is that power should be. Ritengo che la più importante delle idee liberali sia che il potere debba sempre essere bilanciato da altri poteri. Il potere del governo deve essere controllato dal Parlamento. Specialmente il potere dell'esecutivo dovrebbe essere sottoposto a qualcuno che controlli cosa stia effettivamente facendo. Questo controllo è esercitato dal Parlamento. Il potere di agitare i miei pugni, invece, dovrebbe essere controllato dalla mia coscienza, che mi dice di non colpirla. Se così non accade, allora la legge deve sapere come correggermi e come controllarmi, se necessario, imprigionandomi a vita, qualora dimostri di essere una persona che non ha proprio alcun senso di responsabilità. Questa è la situazione. È profondamente sbagliato, quindi, dire che il liberalismo sostiene il diritto alla libertà incontrollata di fare ciò che si vuole. Sarebbe semplicemente un non senso. La mia libertà è limitata dalle leggi e in qualche misura io stesso ho collaborato alla formulazione di queste leggi. Of course I come into a state where there are already laws, but if there are laws. Ovviamente nasciamo in uno stato che ha già le sue leggi, ma se ritengo che alcune di esse siano ingiuste, allora posso scrivere e lavorare per cambiarle. Questo è il liberalismo. Liberalism is not doing whatever I like. Liberalism is. Liberalismo non significa fare qualsiasi cosa. Liberalismo è fare quello che si vuole a patto che ciò non rechi danno ai miei concittadini. Questo è il liberalismo. Se faccio qualcosa che mette in pericolo gli altri, allora devo essere privato del diritto di farlo. È incredibilmente semplice. Se qualcuno sostiene posso guidare veloce quanto mi pare e sul lato della strada che voglio, allora egli costituisce un pericolo, corre un rischio tremendo rispetto agli altri e a se stesso. Questa persona, piena d'amore per la sua macchina, per esprimere la sua passione e la propria personalità, potrebbe voler lanciare la sua macchina a 200 km l'ora per Roma. Che dire? Qual è la differenza fra questo modo di esprimersi e quello che rivendicano alcuni artisti o alcuni professionisti della televisione? C'è una vera differenza? Bisogna chiedersi se tale modo di esprimersi rappresenti un pericolo per qualcuno oppure no. In altre parole, si tratta sempre dello stesso semplicissimo principio. Your freedom and the freedom of moving your fists. La tua libertà, intesa come libertà di agitare i pugni, o di parlare, o di trasmettere informazioni, o di fare qualsiasi altra cosa, è limitata dal naso del tuo vicino. È sempre lo stesso principio, il principio più semplice del mondo. And all people who speak like that of liberty and freedom, of liberalism, and a liberal like myself, and use the phrase of liberty in order to say. E tutti coloro che parlano di libertà e di liberalismo, pretendendo di essere più liberali di me, che invocano la nozione di libertà per sostenere che non si può introdurre un istituto teso a limitare il potere pericoloso della televisione, tutte queste persone sono degli idioti, o se non idioti, sono truffatori che vogliono arricchirsi con lo spettacolo della violenza, educando gli altri alla violenza. È un principio molto semplice. One of the main arguments against my point of view is
that I'm not so much limiting. Uno dei principali argomenti contro il mio punto di vista è che io non sto limitando solo i produttori di televisione, ma anche i consumatori. Starei privando il consumatore di un certo piacere. Ebbene, vediamo che, riprendendo gli stessi esempi, giungiamo sempre allo stesso principio. I have to deprive the man who has just bought a new motor car. Devo imporre o no una privazione a qualcuno che ha appena comprato una macchina che va a 300 all'ora? Lo priverei di un certo piacere. Ma il suo piacere costituisce un pericolo per gli altri. La stessa cosa avviene per la televisione, per la violenza mostrata in televisione. Alcuni guidatori potrebbero essere così bravi da non causare nessun incidente, anche guidando per Roma a 300 km l'ora. A differenza di altri, loro non rappresenterebbero un pericolo. Ma la legge deve avere una certa universalità. Go now and test people and say, non si può esaminare ciascuno dicendo al primo la tua velocità massima è solo di 70 km l'ora, mentre a un altro la velocità massima che ti è permessa è 200 km l'ora. È impossibile agire così. La stessa cosa vale per l'atteggiamento delle persone. Alcune persone che hanno un atteggiamento del tutto contrario alla violenza non sarebbero pericolose anche se assistessero alle peggiori immagini in televisione. Altri invece lo sarebbero. Il principio è lo stesso. Altri sarebbero danneggiati dalla visione di certe cose. One cannot deny there are many crimes committed. Non si può negare che vengano commessi molti crimini in cui il criminale è in grado di dire precisamente quale film televisivo gli ha fatto venire in mente quel particolare reato. Questo è accaduto spesso, ma ovviamente in molti altri casi ciò non viene ammesso o non possiamo esserne sicuri. A volte però riusciamo a individuare se la televisione ha dato a qualcuno l'idea per un omicidio o un altro crimine violento. There is not only violence in the world. You see, television did show. Nel mondo non c'è solamente violenza. Per anni la televisione ha mostrato cose belle e talvolta lo fa ancora. Il problema è quello della selezione. There is enough violence in the world, and we need not, in addition to it, invent violence to show. C'è già abbastanza violenza nel mondo, e non c'è affatto bisogno di inventarne altra per mostrarla a persone divenute gradualmente insensibili alla violenza compiuta su altri individui. This is really the situation. I have been myself. Io stesso, quando ero giovane, ho fatto per molti anni l'educatore di bambini. Ero un educatore di bambini difficili. I bambini difficili sono bambini che hanno visto troppa violenza nelle loro case. Quelli più difficili sono quei bambini che hanno patito maggiori violenze in casa. Possiedo una certa esperienza in merito. And I have been with my classes or groups of children. Accompagnavo le mie classi di bambini al cinema. Allora la televisione non esisteva. And I can tell you my experience is that children are afraid even to see violence. Un bambino normale chiude gli occhi se vede che qualcosa di violento accade sullo schermo. In the cinema.
but it can be broken in. Ma può essere abituato a guardare la violenza nello stesso modo in cui un cavallo viene addestrato ad essere montato. And this is itself very bad, because it shows it. Questo è davvero negativo, perché così si abituano i bambini a tollerare la violenza compiuta sulle altre persone. So to show perhaps here and there what happens in a war. Forse mostrare cosa accade nel corso di una guerra, anche se non voglio parlare di questo ora, potrebbe avere delle giustificazioni, ma abituare le persone a vedere la violenza fino a che diventi il loro pane quotidiano significa distruggere la civiltà. Questa è la mia tesi, una tesi molto semplice. Penso che le persone che lavorano in televisione non siano sufficientemente consapevoli di quanto stanno facendo. Vogliono mostrare le cose in modo avvincente, farle apparire realistiche, ma molti di loro non si rendono conto degli effetti che producono. But what they are achieving at the same time, most of them don't know. Introduce an institute like the institute we have for doctors. Dovrebbe essere istituito un ordine simile a quello dei medici. I medici si autogovernano. La cosa non riesce sempre perfettamente. Spesso compiono gravi errori e talvolta dei veri e propri crimini, ma le regole ci sono e sono essenzialmente formulate dall'ordine dei medici. Of course, the parliament has a kind of overruling power over this. Naturalmente, il Parlamento ha un potere soverchiante su questa istituzione, che in Germania e in Austria si chiama Camera dei Medici. Sullo stesso modello, noi potremmo chiamarlo Istituto per la Televisione. La mia proposta è che a tutti coloro che lavorano in televisione vengano rilasciate da parte dell'Istituto per la Televisione delle licenze provvisorie per esserne membri. And then you have to undergo some courses. In seguito, tali persone dovrebbero frequentare dei corsi che li sensibilizzino riguardo ai pericoli per i bambini, per gli adulti e per l'intera civiltà. A molti, un corso del genere fornirà nuove prospettive, nuovi modi di guardare alla società e alla propria funzione in seno alla società. In un secondo tempo verrebbero sottoposti a un esame molto informale, dove dovrebbero semplicemente dimostrare che hanno assimilato tali idee. And on the basis of this examination you should promise, like the doctors,
sulla base di questo esame, dovrebbero promettere, come fanno i medici, i quali, almeno in alcuni paesi, devono pronunciare un giuramento, che saranno sempre consapevoli di questi pericoli e che agiranno di conseguenza e responsabilmente. E solo allora potranno ottenere l'associazione permanente all'Istituto per la Televisione. Se poi la promessa verrà infranta, si potrà perdere la licenza. Sulla base dell'esame e del giuramento, si otterrà una licenza per lavorare in televisione, così come un medico ottiene una licenza per lavorare negli ospedali. Se verrà infranto il giuramento, la licenza potrà venire revocata. Naturalmente dovrà essere possibile ricorrere a un tribunale di ordine superiore, ma se questo tribunale concordasse sul fatto che si è agito irresponsabilmente, allora si verrà esclusi dal lavoro in televisione. È chiaro che l'Istituto dovrebbe essere eletto principalmente da chi lavora in televisione, soprattutto il tribunale disciplinare, quello che potrà revocare le licenze, dovrebbe essere composto da una commissione in cui i poteri maggiori vengano ricoperti da persone elette dai membri dell'ordine. Of course, rules have to be laid down, but naturalmente andrebbero formulate delle regole, ma questa è una questione soprattutto di esperienza. Tutte le regole formulate dovrebbero essere sempre passibili di discussione. Your teacher gives you information about how to become a good criminal, a really satisfactory criminal from that point of view. Se un insegnante dà tutte le informazioni per poter diventare un buon criminale, proprio un eccellente criminale dal suo punto di vista, si dirà che questo insegnante senza dubbio deve essere licenziato. Questo è ciò che dovremmo fare con chi lavora in televisione, qualora si comporti come quell'insegnante. To ask me to give you a short talk, but then to ask me I should give you the precise rules. È impossibile chiedermi di fornire tutte le regole precise che dovrebbero essere elaborate da un'istituzione come l'Istituto per la Televisione che suggerisco. Naturalmente ho delle idee su queste regole, ma non dovrebbero essere troppe, anche se poi ci vorrebbero almeno 20 pagine per spiegarle. Non dovrebbero in realtà essere troppe, ma l'essenziale è comprendere ciò che è alla base di queste regole, l'atteggiamento da adottare riguardo alla situazione sociale, alla civiltà. Questo è quanto si dovrebbe capire. Si dovrebbe capire che oggigiorno la nostra civiltà è minacciata dall'uso della televisione. Ammetto che regole simili sarebbero necessarie anche per i giornali e in molti altri campi, ma adesso non è questo il mio problema. In televisione non sarebbe difficile introdurre un istituto che eserciti il potere necessario a prevenire il cattivo uso di un potere sociale pressoché illimitato. Unlimited social power. Children spend a considerable part of their time. I bambini trascorrono una parte considerevole del loro tempo davanti a quella scatola. Per loro la televisione rappresenta una parte fondamentale della realtà. Non riescono più a distinguere fra quello che vedono lì dentro e la realtà.
I do think I would be very much in favor of going beyond, but e c'è di più. Basta guardare alle statistiche. I have now forgotten the hours, but non ricordo le nostre, ma in America ci sono molti bambini che in media trascorrono più di 6 ore al giorno davanti alla televisione. Ebbene, dal momento che nella loro giornata non rimangono svegli più del doppio di quel tempo, se si esclude quello necessario per mangiare e così via, allora il tempo che trascorrono davanti alla televisione equivale più o meno alla metà della loro vita. Anyway, that is a great difference to the case of the cinema where you have. Penso che sia molto diverso nel caso del cinema, dove bisogna percorrere un tragitto per arrivarci e dove non si resta seduti per più di 2 ore, 2 ore e mezza. You see, I am, as I told you, more than 90 years old. Io ho più di 90 anni e ho seguito lo sviluppo di questi fenomeni fin dalle origini della televisione. The development, and I can say nobody would have dreamt 45 years ago or so that 45 anni fa nessuno avrebbe mai immaginato che la televisione sarebbe divenuta un fattore preponderante nella vita delle persone, specialmente in quella dei bambini e nella diffusione della violenza nell'educazione dei bambini. Now television is a method of, ecco, la televisione è un mezzo che permette la propagazione della violenza, che fa della violenza una componente essenziale dell'ambiente dei bambini, che quindi vengono educati e abituati a un tale ambiente. Agli inizi della televisione nessuno avrebbe immaginato questa evoluzione, e ogni anno è peggio. The British government demanded from a psychologist. Prima di permettere che la televisione venisse introdotta sull'intero territorio nazionale, il governo britannico chiese ad uno psicologo una relazione circa gli eventuali pericoli per i bambini e per la loro educazione. In quella relazione non c'era nulla del genere, non era indicato alcun pericolo. Quello psicologo che stese la relazione era evidentemente un idiota e io glielo dissi. Ebbi un grande litigio con lui e da quella volta non ci parlammo più. Si trattava solo di mancanza di immaginazione. Le cose non sembravano tanto pericolose all'epoca. Ma bastava un po' di immaginazione per capire cosa sarebbe accaduto nel corso del tempo. At present there is competition in television. Oggi in televisione si fa a gara per rendere le cose sempre più forti, più reali, più orribili. Questa escalation è cominciata alcuni anni fa e ha peggiorato decisamente le cose. Per questo è estremamente urgente intervenire in proposito. E non vedo perché lo stesso non dovrebbe essere fatto anche per il cinema. Non vedo perché non dovrebbe essere fatto anche per la stampa. Applicando lo stesso metodo, autocensura. E non censura dall'esterno, autoregolamentazione. Le persone irresponsabili devono essere costrette dai loro colleghi a diventare responsabili. E questo è un metodo molto liberale. È l'unico metodo per vivere in una società fondata sul diritto, in alternativa a una società fondata sul terrore. È estremamente semplice, non c'è alcuna sofisticheria in tutto ciò. There is no finesse in the whole thing.